l'ospitalità è stata organizzata all'ultimo momento, molto volentieri io sono venuto perché ci siamo sentiti pochi giorni fa e perché era molto bella l'occasione per ricordare la morte di Skanderbeg e la morte di un eroe che per fortuna negli ultimi anni è oggetto di studi un po' più approfonditi e soprattutto di carattere un po' più scientifico, più basato sui documenti. Noi abbiamo degli studi che sono già abbastanza fondati, ma molto spesso e troppo spesso ci si riferisce a dei libri che sono stati scritti direttamente nel XV secolo e che mischiavano un po' il mito piuttosto che far riferimento alla realtà storica. Fortunatamente l'accessibilità dei documenti, anche degli archivi della parte ottomana, perché è una parte fondamentale per discernere un po' il mito dalla realtà storica, vedere anche cosa diceva di Skanderbeg l'avversario feroce, è un fatto fondamentale per capire. Il problema appunto adesso della tradizione storica albanese è un po' questo. Leggendo quello che si dice di Skanderbeg online, si trova che gli albanesi hanno un po' un concetto mitico di Skanderbeg, ed è una cosa che da un lato può far piacere, chiaramente inorgoglisce magari chi fa parte della famiglia, chi è discendente della famiglia, però poi fa a tante persone dubitare della realtà storica di alcuni avvenimenti. E per fortuna invece i documenti, anche le ricerche di studiosi come la professoressa ci fanno invece capire che la maggior parte delle cose che sono raccontate erano vere in realtà. E diciamo, la migrazione è un problema anche italiano, diceva la professoressa. Io direi che andando indietro nel tempo ci rendiamo conto che la migrazione più che un problema è stata una risorsa. Io dico sempre a chi ha poca coscienza della storia antica degli albanesi che siamo in Puglia sicuramente un po' tutti albanesi, perché la Puglia è stata popolata storicamente da immigrazioni illire e quindi da quella parte dell'Adriatico veniamo e un po' tutti dobbiamo avere coscienza di questa discendenza come popolazione. Chiaramente poi questi rapporti si sono consolidati nel tempo, soprattutto con quelle immigrazioni del 400 di cui faceva cenno la professoressa, delle immigrazioni che sono state anche favorite dal fatto, come ricordava anche la professoressa che ci ha illustrato i figuranti in costume, dal fatto che gli albanesi erano considerati dei soldati molto valenti. Gli stradioti erano un corpo di cavalleria leggera, è un reggimento, sì, infatti, che è sopravvissuto per secoli nell'esercito dei regnanti del Regno di Napoli e anche sotto i Borbone c'era ancora orgogliosamente poi tenuto da ufficiali che avevano una discendenza anche nobile albanese. La chiesa di San Giorgio degli Albanesi, che è dietro la questura di Napoli, se qualcuno l'ha visitata, ha tutte le lapidi di ufficiali che erano comandanti di questi reparti albanesi, e ci sono anche ufficiali di origine greca, ma evidentemente la comunità aveva conservato con orgoglio queste radici. C'è da dire che c'è da fare una differenza tra le popolazioni albanesi che andarono a ripopolare o addirittura a fondare alcuni centri di cui ha fatto il nome la professoressa, rispetto alle famiglie nobili, quelle che hanno gioco forza dovuto mescolarsi con la nobiltà del Regno di Napoli e assorbirne un po' le tradizioni. E questo ha portato purtroppo ad una più rapida scomparsa in queste famiglie delle radici culturali e anche dell'utilizzo della lingua.
la mia famiglia purtroppo dopo pochi decenni perse questo utilizzo della lingua, soprattutto da quando, lasciati i feudi di Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo, si trasferì nel Salento. Nel Salento, piccole cittadine con diverse famiglie nobili che avevano una vita un po' separata dal resto della popolazione e coltivavano anche le attività culturali ad un certo livello. Alcuni esponenti della famiglia Castriota Skanderbeg hanno avuto anche una certa notorietà da questo punto di vista. C'è una poetessa del Settecento, Isabella Castriota Skanderbeg, che è ricordata anche, c'è un volume di omaggio che è stato a lei dedicato da diversi poeti suoi contemporanei in occasione della morte. E quindi c'è questo aspetto appunto da distinguere, ma in ogni caso la presenza culturale degli albanesi nel Regno di Napoli ha delle precise connotazioni e può essere ben seguita con lo studio attento appunto delle fonti documentali, perché a questo dobbiamo arrivare per ricostruire bene una storia. Per fortuna negli anni recenti c'è qualche studioso che si è dedicato con attenzione. Io cito Paolo Petta, che ha scritto due libri importanti, Despoti di Epiro e Principi di Macedonia, che parla appunto della storia delle famiglie di un certo livello, ma anche in generale delle comunità albanesi, facendo alle altre comunità albanesi, come appunto giunti in Italia dovettero adattarsi alle consuetudini nobiliari italiane. Ci sono diverse famiglie che hanno raggiunto anche dei livelli importanti, e Donato citava la famiglia degli Albani, che chiaramente ha raggiunto un livello molto notevole appunto con il pontificato, ma c'era anche la famiglia degli Angeli, anche se è controverso se si tratti di una famiglia che è di origine greca, e la famiglia degli Angeli è quella che secondo la leggenda ha trasportato in Italia la casa della Madonna che è conservata a Loreto. No, della Madonna di Loreto, a Loreto. La casa della Madonna, la dimora, secondo la leggenda, si dice che gli angeli l'hanno trasportata in volo. In realtà sarebbe una cosa molto più terrena, gli angeli, la famiglia Angeli avrebbe smontato questa, però anche qui diciamo che c'è sempre bisogno del sostegno dei documenti. E io volevo leggervi così come curiosità un passo, proprio per farvi capire le abitudini che poi assunsero alcune famiglie giunte in Italia. È un passo del Tassini, che è uno storico veneziano dell'Ottocento e grande cultore della storia di Venezia, che ha scritto diversi libri interessanti, e in un libro che si chiama Curiosità veneziane ha raccontato della morte di un castriota Skanderbeg a Venezia. Vi leggo proprio testualmente: tra le giostre fatte in Campo Santo Stefano, le giostre proprio di i tornei militari cavallereschi, va ricordata quella in cui oprò belle prove di valore l'infelice Antonio Castrioto, duca di Ferrandina, il 17 febbraio 1548. More veneziano era la data in realtà. La domenica stessa nella quale venne ucciso in una festa da ballo a Murano. Lasciamo le parole al cronista Agostino, lui cita a sua volta un cronista. Nel detto millesimo 1548, ai 17 febbraio, in giorno di domenica, si fece una bella e superbissima festa sopra il campo di Santo Stefano, di giostre e bagordi, e furono messer Alvise Pisani, vescovo di Padova, l'abate Bibiena Fiorentino e il duca di Ferrandina, figliuolo del fu marchese della Tripalda, il quale è disceso per linea retta dal signor Giorgio di Skanderbeg. Ettera valoroso cavaliere nel giostrare, ettera amico e capitano dell'imperatore Carlo V, il quale, finita la festa sopra il campo di Santo Stefano, nella quale fece cose meravigliose e degne d'ogni illustre cavaliere, sì nel giostrare come negli ornamenti di maschere, contrar ovi pieni di acqua rosata e moscata alle finestre, dove vi era concorso un grandissimo numero di gentildonne per vedere questi torneamenti, andò la sera medesima a Murano con il vescovo di Padova, che era di Ca Veniero Sanguinè,
era, apparteneva alla casa nobile dei Marco Conte di Sanguinetto, dei Venier, dove si faceva una bellissima festa, e per causa di aver invitato una gentildonna nominata Modesta Veniero, venne a romore, cioè venne in lite, secondo egli mascherato, sendo egli mascherato, con messer Marco Giustinian e messer Zorzi Contarini. Quindi venne in lite, mascherati rispettivamente, non si riconobbero, erano altri due grandi nobili veneziani, e non conosciuto da questi gentilomeni, di maniera che si venne alle armi e l'infelice duca fu ferito dal Giustiniano sopra la testa e cadette in terra, e così mezzo morto messe mano ad uno stocco e per mala ventura ferì nella gamba messer Fantino Diedo, suo carissimo amico, a non pensando per mettersi di mezzo. Il duca di Ferrandina visse un giorno Ettore Venti, che passò di questa vita, e fu sepolto in sagrestia delle parri di San Piero Martire di Murano. Purtroppo non esiste più la tomba, è stata completamente rimodernata, sono andato personalmente a vedere, ma non esiste più. Ecco, per dirvi, i nobili delle famiglie albanesi di maggiore discendenza erano i capedan sostanzialmente dei grandi clan albanesi, giunti in Italia parteciparono appieno della vita nobiliare e oltre a dedicarsi ad attività culturali, molto spesso a coltivare la vita guerresca, facevano anche di queste imprese. Lui morì appunto per una rissa scoppiata per aver corteggiato una nobildonna veneziana. Chiaramente non tutti sono morti a questa maniera, per fortuna, ma c'è da dire che i documenti aiutano in queste ricostruzioni, e recentemente una studiosa veneziana, Lucia Nadin, ha fatto altre nuove interessanti scoperte nella sacrestia della chiesa di San Sebastiano, più che nella sacrestia, nella parte posteriore, nell'abside, e anche sotto il soffitto della chiesa di San Sebastiano, ha scoperto tracce della presenza importante degli albanesi a Venezia. C'erano anche tanti altri, ci sono anche tanti altri studi in corso, ma sostanzialmente quella che era considerata una bandiera asburgica in un affresco del Veronese e in un quadro del Veronese, in realtà sono state riconosciute come la bandiera di Skanderbeg nei giorni della sua presenza a Venezia, ma anche poi, come abbiamo visto, nella successiva visita di diversi esponenti della famiglia a Venezia, perché poi, andando a leggere bene la storia ricostruita da Paolo Petta, ci sono stati diversi castriota che sono andati a Venezia anche negli anni in cui gli ottomani avevano invaso l'Albania, e che cercavano ancora aiuti economici da parte della Serenissima per cercare di riconquistare il territorio veneto. Addirittura la studiosa Lucia Nadin è arrivata ad avvicinare, vediamo poi se i documenti ce lo confermano definitivamente, questa ipotesi, ad azzardare l'ipotesi che una delle statue del Bucintoro, che era la nave con la quale annualmente il doge celebrava il matrimonio con il mare, e fosse addirittura lo Skanderbeg, perché in ogni caso si trattava di un personaggio che aveva dato molto a Venezia, che poi in realtà, andando a leggere sempre bene i documenti, si scopre che pur offrendo aiuti in termini economici e militari per contrastare gli ottomani, in realtà Venezia tramava alle spalle di Skanderbeg, perché aveva comunque dei rapporti commerciali con la Mezzaluna molto spiccati e doveva conservare i rapporti con questa parte del Mediterraneo, che permetteva gli sfoghi commerciali appunto delle sue navi. Adesso non mi dilungo più di tanto, lascio la parola agli altri, sicuramente posso parlare di questa cosa. Voglio soltanto ricordarvi qualche famiglia che tuttora è importante nel napoletano: i Lecca Ducagini, che hanno qualche anche discendente, ci sono stati fino a 20 anni fa, e che è un onomastico strano, perché deriva addirittura da un nome e cognome di Lec Ducagini, Lec Ducagini, che era una famiglia, era un capadan dell'epoca che seguiva Skanderbeg nelle sue imprese militari. Si trasferì
qui nel regno con la morte di Skanderbeg e diede nome e cognome alla famiglia in realtà, così come sapete che Skanderbeg in realtà è un soprannome che è poi entrato a far parte del cognome. Ma ci sono i Baffatrasci Malfitano, ci sono i Campofreda, ci sono una serie di famiglie che hanno anche una certa importanza nel quadro delle famiglie nobili del regno di Napoli, dell'ex regno di Napoli. Sì, insomma, ce ne sono diverse. Quindi, insomma, una storia da approfondire, una storia un po' da sfrondare dal mito, perché semplicemente per darle più importanza, perché non venga, come è stato fatto nel corso anche dei decenni, alle volte sminuita e ridicolizzata, perché qualcuno ha cercato di diminuire la figura di Skanderbeg. Ci sono, se seguite un po' le vicende su internet, ci sono tantissime persone che dicono che non era albanese, ci sono greci che dicono che in realtà era origine greca. Della Serbia c'è qualche invece verità storica, perché per parte di madre la famiglia in realtà c'è stato un matrimonio con una madre che derivava dai Cernojevic, ma questa cosa non può mettere in discussione il fatto che Castriota fosse albanese, e quindi tutto adesso questo tirarsi di giacche Castriota non fa però che testimoniare che si tratta comunque ancora di un grande personaggio, per un lungo periodo dimenticato dalla storia, probabilmente perché era stato invece esaltato nel periodo fascista, e un po' per reazione tutto ciò che era stato esaltato nel periodo fascista venne dimenticato. Voi sapete che la statua nel periodo fascista in Italia era stato esaltato con la statua a Piazzale Albania, se l'avete visto. In realtà poi dopo, con la caduta del fascismo, probabilmente i personaggi che erano stati esaltati nel periodo fascista sono stati un po' troppo trascurati, e adesso invece c'è questa rinascita degli studi. C'è stato un bellissimo convegno internazionale a Napoli, ce ne sono stati altri anche in giro per l'Italia, in Albania se ne stanno organizzando, e sempre più appunto agganciati a documenti storici, alle ricerche che devono caratterizzare appunto d'ora in poi gli studi su questo personaggio. Io spero comunque che le comunità arbresce continuino soprattutto a mantenere la cultura e la lingua albanese. Io stesso spero di imparare l'albanese, ma anche l'arbresce. Dicevo, mi volevo agganciare alla domanda che faceva la professoressa prima. Che io sappia, avendo avuto molti amici nella prima ondata nel 1990, prima ancora che nella nave che arrivò a Bari, ne arrivò una grossa a Vieste, e quindi si formò un gruppo nutrito a Foggia. Sono stati ospitati per diverso tempo in una chiesa, poi una famiglia resa ospite di un mio appartamento, e mi raccontavano invece che, parlando con gli Arbresh, loro in qualche maniera si capivano, in qualche misura, ma tutt'oggi io, quando vedo le visite del console o dell'ambasciatore nei centri Arbresh della provincia di Foggia, vedo che si capiscono perfettamente. Certo, immagino come parlare noi con una persona che ha conservato la lingua italiana del 400, probabilmente ci saranno diverse cose che su cui dobbiamo riflettere prima di capirle, però immagino che poi la struttura di base, ma su questo io mi tiro indietro e chiaramente i linguisti possono dire molto di più. Grazie a tutti. Grazie. E continuate a valorizzare la cultura. Grazie. E la lingua albanese.